questo punto sono disponibili i dati complessivi per il 2016, quindi abbiamo condotto attraverso alcune elaborazioni metodologicamente standard, abbiamo condotto una valutazione complessiva dell'andamento del sistema di raccolta. Ricordo che nel corso del 2016 è partito un nuovo sistema, il cosiddetto misto o combinato, che prevede la presenza dei cassonetti stradali con calotta per il grigio e i rifiuti organici e il ritiro con bidoncini stradali o quasi domiciliari delle frazioni carta, vetro e imballaggi in plastica. La nostra valutazione, che è contenuta in un report piuttosto articolato, sostanzialmente prende atto che i cittadini stanno partecipando e collaborando in maniera piuttosto volenterosa a questo nuovo sistema e questo lo si vede non solo dalla partecipazione alle assemblee che illustrano le modalità zona per zona del nuovo metodo, ma anche dal fatto che si è riscontrato un aumento di circa il 16% della raccolta delle frazioni differenziate, cioè appunto carta, vetro e imballaggi in plastica. Purtroppo però le buone notizie, cioè le luci di questo 2016, si fermano a questo dato. In realtà, come gli ascoltatori sanno, ci sono diversi indicatori o parametri sulla scorta dei quali di solito viene giudicato se un sistema è efficiente, raggiunge gli obiettivi, se è efficace. Tra questi parametri, la percentuale di raccolta differenziata è forse quello meno appropriato perché non misura diversi altri parametri importanti, mentre il più importante è la riduzione, il contenimento nella produzione totale di rifiuti. Da questo punto di vista, con l'introduzione del nuovo sistema non si sono registrate novità di rilievo, la produzione totale di rifiuti del comune è rimasta pressoché invariata tra il 2016 e l'anno precedente e pur essendosi collocata 7 punti percentuali in più in alto, la raccolta differenziata al 44% si è fermata ad un valore che colloca Brescia all'ultimo posto tra i capoluoghi di provincia della nostra regione. Nella nostra valutazione sono messi in evidenza anche altri problemi, altre criticità evidenziate dal sistema di raccolta. Innanzitutto la produzione abnorme contabilizzata di verde, che fa di Brescia probabilmente la città italiana con la produzione pro capite di verde più elevata. Siamo a circa 115 kg per abitante per anno. Quindi anche grazie a questa distorsione la produzione totale di rifiuti con l'introduzione del sistema misto e soprattutto del sistema calotta non ha visto quella riduzione che invece si osserva in tante altre realtà.